la chiamiamo Anna Morte, per dire basta agli animali torturati per moda. Perché si può? Perché dei marchi italiani l'hanno fatto, parliamo di Armani, parliamo di Gucci e parliamo di altri marchi mondiali. Perché mettersi addosso delle pellicce vere, non sintetiche, ma vere, vuol dire massacrare degli animali, vuol dire tenerli detenuti in delle gabbie dove non si possono muovere. Se voi guardate i video che riguardano le volpi, vedete questi animali in delle gabbie cucite su loro stesse, con delle gengiviti, col muso ormai deformato, perché non possono alimentarsi correttamente. Vedete degli animali che sono costretti a stare con le zampe su una grata tutta la vita. Voi pensate, quando magari camminate scalzi d'estate, che vi capita di pestare tipo un dove ci sono le grate di scolo, fa male. Pensate tutta la vita con le zampe su una grata. È questo che fa ravizza condannando gli animali a morire. Noi non siamo qui per dare fastidio, siamo qui per dire alle persone quello che sta dietro la pelliccia, quello che sta dietro alla pelle, perché quello che abbiamo addosso noi è sintetico, deriva dal riciclo della plastica. Si può, si deve. Abbiamo appena visto in un bar una donna con un visone finto che sembrava vero e non ha massacrato nessuno. Quindi in Postella potrebbero essere fatti sfilare cose del genere e non animali morti. Parliamo della lana, perché tante volte anche quello viene, vabbè, tanto si taglia la pecora, ma non è semplicemente così. Alle pecore aspettano un pezzo di sedere, si chiama mulesing la pratica, di modo che con le feci attorno all'ano la pecora non rovini il livello, dopodiché muoiono di infezioni. Tutto questo per cosa? Per avere la lana magari attorno alle maniche? O se no il lapel fatto col pelo di coniglio? Guardate cosa succede all'angora, il coniglio d'angora, che li tengono fermi e gli strappano il pelo della pelle di dosso. Gli animali vengono spogliati, gli vengono fatte delle incisioni attorno alle zampe, dopodiché gli viene tirata via la pelle. E cosa succede quando gli viene tirata via la pelle e non hanno più pelle? Vengono lasciati agonizzare per terra e durano in queste condizioni 15 minuti. Questo non lo facciamo noi che passiamo per estremisti, lo fa la Vizza, lo fa Anna Bella, che di bello non ha proprio niente, neanche totalmente fuori moda. E ultima cosa, l'inquinamento, l'acconciatura della pelle e delle pellicce è una delle cose più inquinanti al mondo, veramente. Entrate e riflettete, perché io immagino che tante persone che entreranno hanno magari cani a casa, gatti, e gli stessi cani e gatti in altri paesi vengono spogliati per finire sui colletti che vengono venduti in Italia. Magari avete a casa conigli e magari la pelliccia con la pelle o il pelo d'angora, ma che differenza c'è tra il coniglio che amate, tra il coniglio che accarezzate e il coniglio che vi mettete attorno al collo? Questo non lo facciamo noi, lo fa la Vizza, lo fa Anna Bella, e questo è il motivo per cui noi siamo qui davanti, perché nel 2018 non siamo più nelle caverne e si può vivere senza il pelo, la pelle e la lana degli altri addosso. Non abbiamo più nessun motivo. Tutti voi, e ne sono sicuro, a casa avete un animale a cui volete bene, chiamate alla follia, provate a guardarlo negli occhi e guardate, provate a guardare la pelliccia ad esempio, la pelliccia che avete nell'armadio e pensare a quanti occhi, quante zampe, quante code, quante vite sono state mutilate, sono state uccise, sono state terminate, quante esistenze sono state frantumate per essere indossate. Io dico sempre, la frase non è mia ma la sento mia come la sentiamo tutti noi, che anche il più piccolo degli inserti ha avuto una mamma, anche il più piccolo degli inserti è stato un figlio, anche il più piccolo degli inserti, anche il minimo bordo di pelliccia arriva da qualcuno. Noi specifichiamo qualcuno e non qualcosa, perché gli esseri viventi
non sono qualcosa, non sono questo cellulare, chissà che se dovesse rompere lo posso ricomprare uguale. Ogni essere vivente, dagli insetti alle balene, è unico e inimitabile, come unici e inimitabili sono i vostri animali domestici, sono sicuro che nessuno di voi accetterebbe di prendere il vostro, un cane o un gatto per farne pelliccia. Eppure quando vediamo i colli in giro per Milano, i colli vaporosi, non possiamo che ricordare alle persone che quei colli arrivano presumibilmente dai mercati della Cina, dove scuoiono cani, gatti e cani procione. Gli animali vanno visti vivi, gli animali vanno visti vivi e vegeti, non così.